Il Fogliano riscatta la sconfitta e l'eliminazione della Coppa Italia, subito la premiazione per Alessandro Monaci, 200 gol in carriera, parte forte la formazione di Roberto Fani che subito mette alle corde il Maliseti, questa azione in profondità con il portiere ospite che è costretto a negare la gioia del gol allo scatenato Vencagli. Ci prova il Maliseti ma la formazione pratese non trova i giusti varchi, il vantaggio del Fogliano arriva al 27esimo, nasce da calcio d'angolo, perfetta la deviazione di Barbero, nulla da fare per Colombo, la gioia di Barbero, ancora il Fogliano, lancio in profondità per Mencagli che si allarga sulla destra, supera il portiere con un tiro preciso, batte il portiere e assicura il doppio vantaggio alla formazione di Fani. Sulle ali dell'entusiasmo ci prova anche Colombo ma il tiro questa volta non è ben calibrato, nel finale bella questa volée di Monaci che però non colpisce bene e è attento il portiere ospite. Nella ripresa bella questa combinazione Colombi-Monaci che con un tiro preciso di sinistro non ha problemi a battere l'estremo difensore ospite, 3-0, risultato in cassaforte, ancora Monaci prova il gran gol della giornata ma questa volta Colombo gli nega la gioia della doppia soddisfazione. Nel finale il gol della bandiera di 7 soldi mitiga l'amarezza della formazione pratese, vince il Fogliano 3-1.